Migliaia di persone in Europa sono vittime di una dipendenza. Una dipendenza che ha ripercussioni non solo sulla loro salute, ma anche sul loro portafoglio. Una dipendenza irragionevole che sembra difficile da superare. Non riescono a rinunciare all'automobile nemmeno per tragitti estremamente brevi. Eppure non dobbiamo rinunciare del tutto alla nostra auto. Sarebbe sufficiente liberarsi dell'abitudine di usarla automaticamente. L'idea essenziale è che se riusciamo a trovare il giusto mix tra uso dell'auto, dei trasporti pubblici, della bicicletta e l'andare a piedi, in breve tempo saremo in grado di vedere i primi vantaggi. Ad esempio, camminando in media mezz'ora al giorno, allunghiamo la nostra aspettativa di vita da 2 a 9 anni. Rafforziamo 200 muscoli e bruciamo 3 kg di grasso all'anno. È pertanto un'attività vantaggiosa per il cuore e i polmoni, nonché positiva per l'aspetto fisico. Trovando il giusto mix, potrai risparmiare facilmente un pieno di carburante al mese, il che non è poco. Il denaro risparmiato potrà essere destinato ad attività più piacevoli. Trovando il giusto mix, facciamo anche risparmiare le nostre città. Si è calcolato che ogni chilometro percorso in automobile costi alla nostra città quasi un euro in spese varie. Si tratta di somme che la città potrebbe investire in progetti a vantaggio della comunità. Trovando il giusto mix, rendiamo le nostre città dei luoghi più piacevoli in cui vivere. Meno ingorghi stradali, meno inquinamento, meno emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, un tragitto in autobus occupa 20 volte meno spazio pubblico rispetto allo stesso tragitto in automobile. E se percorriamo un tragitto di 3 km a piedi o in bicicletta invece che in automobile, ognuno di noi riduce di 1 kg le proprie emissioni di CO2. Hai bisogno di altri motivi per liberarti da questa dipendenza? Ti sentirai meglio e lo stesso vale per il pianeta. Troviamo il giusto mix.